Il Ministero per i beni culturali e del turismo ha stanziato 135 milioni di euro per la valorizzazione e i restauri dei beni e attrattori culturali al sud Italia. Di questa somma, 43 milioni di euro sono stati assegnati alla regione Campania. Altri 87 milioni di euro erano stati stanziati nel settembre scorso, per un totale di 222 milioni di euro. Dispiace non leggere nell'elenco degli interventi stilato dal MIBAC la certosa di San Lorenzo a Padula. Queste le dichiarazioni di Sergio Annunziata, vice sindaco di Atena Lucana, che inoltre in una nota definisce il provvedimento una grave inadempienza ed il frutto di un'ennesima politica cieca del ministero competente, oltre alle scarse segnalazioni, anche poco pressanti, dell'organo che oggi gestisce il nostro prezioso attrattore culturale. Le lacune e carenze sia infrastrutturali che gestionali del monumento sono evidenti a tutti, continua Annunziata, dalla semplice manutenzione al taglio dell'erba all'apertura e fruibilità di tanti spazi di grande valore storico, oltre alla mancanza di guide e audioguide. Lancio un appello a tutti gli amministratori del Vallo di Diano, continua il renziano Annunziata, pronti a combattere anche per questo prezioso bene, con l'invito di una formale richiesta al Ministero dei Beni Culturali, guidato da Dario Franceschini, e al Premier Matteo Renzi, affinché anche il nostro sito di interesse mondiale venga inserito nell'elenco dei beni storici da finanziare. Un utilizzo serio e vero, conclude Annunziata, della certosa, porterebbe vero sviluppo e occupazione nel territorio.